In via D'Azeglio c'è questa porta qui al numero 42 dove c'era lo studiolo di Lucio Dalla, lo studiolo, dove c'era scritto nel campanello lì Cagnara Records. Piano terra si andava giù e dove lui faceva i premixaggi dei dischi, quindi tutti i dischi prima di andare alla Phonoprint li faceva qui. Allo studiolo, diceva ci vediamo allo studiolo, perché poi lui era tutto casa e bottega, no? Quindi abitava là, via D'Azeglio, e veniva qui. Cagnara Records me lo ricordo perché un paio di volte sono andato e lui aveva questa caratteristica che faceva i microsonni, cioè mentre i tecnici lavoravano al brano, lui si metteva sul mixer e dormiva, ma dormiva, non so, 3 minuti, 1 minuto, però avendo l'orecchio assoluto diceva alt, alt. Qui c'era una nota calante di basso. No, ma che Lucio, dai, ma scherziamo, ma figurati se c'era una nota calante di basso. No, ma state a sentire, andavano a sentire e quando andavano a sentire scoprivano che c'era la nota calante di basso, perché aveva questo orecchio, anche mentre dormiva, che sentiva la minima. Pensate, uno che non conosceva la musica era così. Questo era Lucio, questo è uno degli angoli di Bologna che non sono battuti dalle visite guidate di solito che poi si fermano sotto la casa, però così è tanto per ricordare un po' un vecchio compagno di giochi e inventore del termine bolognetto, il bolognetto che poi diventa anche la mia rubrichina. Zin!